Aber das ist natürlich nicht unser Denken. Wir wollen versuchen, nostro intento è osservare l'articolazione temporomandibolare con un approccio olistico per verificare quali elementi impattino su questa articolazione. Ad un simile gruppo di lavoro appartengono pertanto specialisti come medici ortopedici, specialisti come psicoterapisti, specialisti come osteopati, come nel mio caso, e naturopati. Si tratta di tanti e diversi specialisti che devono essere chiamati in causa per trattare l'articolazione temporomandibolare e non solo i singoli professionisti come l'odontoiatro oppure l'ortognatodontista. L'ortognatodontista, sino ad ora, ha fondamentalmente cercato di portare l'articolazione temporomandibolare meccanicamente in una posizione forzata e questo si scontra con il nostro approccio che si basa invece su una visione funzionale. L'articolazione temporomandibolare che vedete già qui in questa immagine presenta una struttura piuttosto complessa. Nella parte alta interna è presente un disco articolare, esattamente come nella colonna vertebrale. A molti sono note le discopatie della colonna vertebrale, ma pochi considerano che l'articolazione temporomandibolare contiene un disco articolare, che a sua volta può causare algia. E questo disco si può lussare, proprio come si può lussare un disco della colonna vertebrale. Per lussazione si intende una fuoriuscita dalla sede e questo ovviamente causa un problema, anche di natura funzionale, molto spiccato.